arriviamo finalmente al giro di boa, al giro di boa tra il Medioevo e l'età moderna, che è sancito proprio da una data importante, che è quella del 1492, data della scoperta di un nuovo mondo per opera di Cristoforo Colombo. In questa video lezione proprio scopriremo non solo gli antefatti, ma anche che cosa è successo dopo la scoperta del nuovo mondo. Iniziamo con gli antefatti. Nella precedente video lezione abbiamo detto che l'impero ottomano si espandeva tantissimo e creava nella sua posizione, quindi nel Medio Oriente, un blocco commerciale tra l'Europa e la Cina o l'India. Sappiamo che sin dai tempi più antichi c'era questo costante commercio tra l'Occidente e l'Oriente e si passava proprio dal Medio Oriente. Adesso che c'era l'impero ottomano era veramente difficile riuscire a passare dall'altra parte e quindi bisognava trovare un varco per poter arrivare dall'Occidente verso l'Oriente. Questo era un primo motivo che spinse poi alcuni stati, tra cui il Portogallo e la Spagna, a spingersi verso nuove scoperte e quindi a cercare delle strade alternative. Un altro motivo era che in Africa c'erano molte miniere d'oro e quindi si voleva raggiungere l'Africa, per esempio, attraverso il mare e non più attraverso la terra, quindi attraverso il passaggio dal Medio Oriente. E poi un altro antefatto importante è stato il perfezionamento di strumenti di navigazione, come per esempio la bussola, l'astrolabio, la nascita della caravella, che era una nave molto veloce con due alberi. Quindi c'era stato un miglioramento di tutte quelle che erano le strumentazioni e le tecnologie per navigare. C'era una convinzione molto limitante, una paura dell'ignoto legata al fatto che oltre lo stretto di Gibilterra non ci fosse nulla. Questo perché diversi marinai, tra cui alcuni anche molto famosi, molto navigati, non erano riusciti a tornare dalle spedizioni che avevano fatto dallo stretto di Gibilterra. Quindi si era convinti che oltre lo stretto di Gibilterra non ci fosse nulla. I primi a valicare questo stretto di Gibilterra furono i portoghesi, che, come abbiamo visto in una precedente video lezione, avevano proprio creato uno stato basato sul commercio marittimo, quindi erano molto focalizzati proprio sul mondo marittimo. Adesso vedremo che cosa fanno i portoghesi. Ecco, infatti i primi a incentivare questa spedizione furono proprio i portoghesi, con Re Giovanni II, che incentivò l'espedizione finanziando innanzitutto la flotta navale portoghese e successivamente anche finanziando lo studio della cosmologia per consentire ovviamente a conoscere meglio il nostro cosmo. Due furono delle spedizioni importantissime che fecero importanti. Finanziati dal Portogallo, uno fu Bartolomeo Diaz e il secondo Vasco de Gama. Bartolomeo Diaz nel 1487-88 voleva cercare, per l'appunto, un varco per passare dall'Occidente all'Oriente senza dover passare dall'Impero Ottomano. E quindi che cosa fece? Circumnavigò il sud dell'Africa, quindi passando dall'attuale Sudafrica e passando dall'Oceano Atlantico all'Oceano Indiano. Poi a un certo punto ritornò indietro, invece completò la circumnavigazione proprio Vasco de Gama qualche anno più tardi, nel 1497, raggiungendo Calicut, cioè Calcutta in India, e chiamò proprio la punta sud dell'Africa, dove c'è adesso il Sudafrica, Capo di Buona Speranza. Queste furono due spedizioni molto importanti con l'intento proprio di varcare, di circumnavigare l'Africa per arrivare dall'altra parte. Poi arrivò Cristoforo Colombo. Cristoforo Colombo era un genovese, poco più di 30 anni, con tanti anni alle spalle di navigazione, che a un certo punto nel 1484 e anche nel 1488 bussa alla porta di Re Giovanni II per chiedergli un finanziamento. Re Giovanni II, che abbiamo detto, era il re del Portogallo. E Re Giovanni II rifiuta. Che cosa voleva fare Colombo? Lui era convinto che invece che circumnavigare, come avevano fatto Vasco de Gama e Diaz attorno all'Africa, lui era convinto che si potesse passare
per l'Oceano Atlantico e andare direttamente dall'altra parte senza passare dall'Oceano Indiano. Quindi lui ovviamente non sapeva dell'esistenza delle Americhe, lui era convinto che dall'Oceano Atlantico si potesse arrivare in Giappone, in Cina. E così cosa fece? Si rivolse ai sovrani spagnoli, quindi Ferdinando e Isabella, che inizialmente rifiutarono, poi accettarono, ma finanziarono proprio una piccolissima spedizione con tre navi, che sono la nave ammiraglia, la Santa Maria, ricordiamoci che Ferdinando e Isabella erano molto cattolici, e le due caravelle, la Pinta e la Niña. Cosa succede? Che il 17 aprile 1492 vengono firmate le capitolazioni di Santa Fe. Che cosa sono sostanzialmente? È un accordo che è stato preso tra Cristoforo Colombo e i sovrani spagnoli, in cui se Colombo avesse, diciamo, scoperto qualcosa, sarebbe diventato viceré delle terre scoperte e avrebbe anche ricevuto la decima parte di tutte le ricchezze. Inoltre, Colombo veniva nominato ammiraglio dell'oceano. Ma vediamo cosa succede. Ecco, inizia la navigazione, il primo mese non si vede nulla e l'equipaggio inizia a essere stanco, affaticato, ha paura di morire, perché poi dobbiamo anche considerare questo, ha paura che scarseggino i viveri e quindi, insomma, vuole tornarsene indietro. Colombo riesce a, diciamo, convincerli di aspettare ancora qualche giorno e dopo 3 giorni iniziano a vedere sulle acque, dei rami con dei frutti e pensano quindi di essere vicini ad una riva, vicini alla terraferma. Ecco che l'11 ottobre avvistano finalmente la terraferma e il 12 ottobre 1492 riescono a sbarcare su un'isola che poi fu battezzata San Salvador. Quindi in realtà Colombo non arriva negli Stati Uniti, quelli che noi oggi chiamiamo Stati Uniti, ma arriva in un isolotto che è appunto appartenente oggi alle Bahamas, che fu chiamato San Salvador. Colombo era però convinto di essere arrivato in Asia perché non sapeva che tra l'Oceano Atlantico e la Cina ci fosse in mezzo un altro continente anche piuttosto grande. D'altronde lui non lo sapeva, non avevano tutte queste conoscenze astronomiche, cosmologiche, eccetera, e quindi chiama le popolazioni indiani. Indiani, infatti, tutt'oggi si chiamano anche indiani d'America, sono stati ribattezzati indiani d'America perché Colombo era convinto di essere arrivato in Asia. Poi Colombo fece altre scoperte sempre nel Nuovo Mondo, quindi visitò anche tutte le Bahamas, Cuba, Giamaica e altre terre dell'America centrale e fece appunto queste spedizioni tra il 1493 e 96, nel 98 e nel 1502. In realtà, però, di tutte queste spedizioni non portò a casa granché, anche perché lui si aspettava di portarsi a casa delle grandi ricchezze e pensate un po' che cadde addirittura in disgrazia, fu persino imprigionato e quindi non visse gli ultimi anni della sua vita in modo glorioso come invece noi oggi lo ricordiamo. Ecco, lo ricordiamo molto meglio noi piuttosto che gli ultimi periodi della sua vita che visse proprio in disgrazia. Ma veniamo ad un altro importante personaggio, Amerigo Vespucci, dal suo nome deriva proprio la parola America. Cosa succede? A un certo punto, nel 1501-1502, Amerigo Vespucci è convinto che Colombo non sia arrivato in Asia, ma sia arrivato in un'altra terra. Quindi quelle terre non erano l'Asia per Amerigo Vespucci ed è stato il primo a scoprire che quello era un altro continente ed è per questo che nel 1507 il geografo Waldseemüller nominò il nuovo continente America, proprio dal nome Amerigo. E fece delle altre spedizioni, ci furono delle altre spedizioni per esempio in Canada da parte dei fratelli Caboto, Cabral andò in Brasile, Vasco de Balboa scoprì un'altra parte, quindi per esempio scoprì l'Oceano Pacifico, quindi ci furono varie altre spedizioni negli anni successivi. Ma arriviamo a Magellano, Magellano che è riconosciuto come il primo giro del mondo. Perché che cosa fece? Scese lungo la costa dell'Argentina
e trovò un varco per passare dall'Oceano Atlantico all'Oceano Pacifico, verso Oriente, quindi dallo stretto che fu chiamato proprio Stretto di Magellano. Quindi lui scese lungo l'Argentina, l'attuale Argentina, e andò dall'altra parte. E proprio per quello fu Magellano che chiamò il nuovo Oceano Pacifico, perché era più tranquillo, lo considerava più tranquillo rispetto all'Atlantico, e raggiunse le Filippine, dove fu paradossalmente ucciso proprio dalle popolazioni indigene nel 1521. Quindi lui in realtà non riuscì a concludere il suo obiettivo, cioè il primo giro del mondo, ma fu concluso comunque da una sua nave, una sola nave riuscì a tornare indietro in Spagna nel 1522 passando dall'Africa. Quindi il primo giro del mondo è stato portato avanti da Magellano, lui non riuscì a terminarlo perché fu ucciso dalle popolazioni indigene nelle Filippine, ma una sola delle sue navi riuscì a tornare indietro e quindi ad essere riconosciuto come colui che intraprese il primo giro del mondo. Ma veniamo alla Francia e l'Inghilterra, perché anche la Francia e l'Inghilterra ad un certo punto non rimangono con le mani in mano. Avevano iniziato i portoghesi, poi avevano iniziato gli spagnoli, anche la Francia e l'Inghilterra iniziò delle spedizioni, però dal XVI secolo, quindi dal 1500 in poi, con Caboto, Verrazzano, Cartier, soprattutto nella parte del Nord America e del Canada. Per esempio Caboto andò proprio in Canada. Ad un certo punto è importante il trattato di Tordesillas tra la Spagna e il Portogallo, perché era importante spartirsi bene i vari territori conquistati. E questa pace, questo trattato, fu siglato, mediato da Papa Alessandro VI. Che cosa succedeva? Che gli spagnoli si prendevano buona parte dell'America, dell'Africa e dell'Asia, mentre i portoghesi si prendevano il Brasile. Il Papa diede anche il compito a questi due stati di evangelizzare il resto del mondo, quindi tutti i territori, attraverso che cosa? Attraverso dei missionari che andavano per evangelizzare, ma anche attraverso i conquistadores che erano proprio dei militari che dovevano comunque portare la religione cattolica in tutto il mondo. Quindi inizia in questo modo un'evangelizzazione massiva anche nei nuovi territori. Ecco, vediamo un po' cosa succede tra conquistadores e indios, perché vi ricordate che in una video lezione vi avevo parlato proprio del civiltà precolombiana. Infatti si chiamano precolombiane perché c'erano prima di Colombo e poi praticamente si estinsero quasi del tutto proprio con l'arrivo non tanto di Colombo ma dei conquistadores, quindi questi militari che colpirono duramente queste popolazioni, i Maya, gli Aztechi, gli Inca. Teniamo in conto che queste popolazioni avevano una fortissima arretratezza culturale e tecnologica, non sapevano per esempio usare un aratro, non sapevano scrivere, non sapevano leggere o quantomeno non avevano ancora ben sviluppato dei sistemi un po' più sofisticati, anche le armi erano veramente rudimentali, e i conquistadores invece erano decisamente molto più avanti dal punto di vista tecnologico, molto più aggressivi, molto più violenti, erano in cerca di oro e di ricchezze. Molti conquistadores pensiamo che erano dei militari, dei nobili decaduti, vuol dire che avevano perso il titolo nobiliare e quindi andavano dall'altra parte del mondo per conquistare qualcosa perché avevano bisogno di ricchezze, erano magari marinai senza scrupoli, quindi erano assolutamente assetati di potere e di ricchezze. E poi teniamo in conto che questi indios pensavano che questi personaggi che arrivavano addirittura con queste armi strane, che sparavano, che uccidevano, erano un po' dei dei della guerra, e c'erano delle antiche profezie, soprattutto nei Maya, negli Aztechi, che dicevano appunto che sarebbe arrivata la fine del mondo, e quindi pensarono che gli spagnoli avevano proprio portato la fine del mondo. Quindi il risultato è stato un fortissimo sfruttamento, delle violenze, delle uccisioni, insomma, veramente gli indios non se la passarono assolutamente bene.
Passiamo a vedere proprio un conquistador che era Hernán Cortés in Messico. Nel 1519 il Messico cade, era in mano, scusate, era in mano agli Aztechi, e Hernán Cortés arriva e cerca in modo molto astuto di sottomettere gli Aztechi attraverso uno stratagemma. Praticamente convince i popoli sottomessi agli Aztechi, che non se la passavano bene neanche loro, ad essere un emissario del dio Quetzalcoatl, che sarebbe tornato e che prevedeva un'antica profezia. Quindi riesce con le armi da fuoco, che incutevano molto timore, a rapire e uccidere l'imperatore Montezuma II e a sottomettere nel 1521 la capitale, che oggi da cui appunto sorge la città del Messico. E fu nominato governatore di una provincia chiamata Nuova Spagna. Tenete in considerazione che dopo queste terribili conquiste, gli indigeni erano 25 milioni all'inizio e furono solo 1 milione di indigeni rimanenti, quindi veramente fu una strage. Anche Francisco Pizarro in Perù ne approfittò della lotta dinastica tra due imperatori per poi prendere il potere e uccidere molti indigeni nel 1531. Ma un altro aspetto che uccise, un'altra piaga che uccise tantissimi indigeni furono sicuramente le malattie, perché molti indigeni non avevano gli anticorpi per le malattie europee, cioè, insomma, che portarono gli europei lì, come per esempio la tubercolosi, il vaiolo, il tifo, il morbillo, e molti morirono proprio per queste malattie, proprio a causa di questi anticorpi che non erano ancora stati sviluppati. Si stima che fossero in tutto gli indigeni 80 milioni e ne morirono circa 70 milioni, quindi insomma. Ecco, diciamo che dal punto di vista degli scambi ci furono degli scambi interessanti, quantomeno, tra gli indigeni, quindi tra le nuove scoperte e l'Europa. Furono importate quindi dall'Europa verso l'America il grano, la vite, l'ulivo, la canna da zucchero, i bovini, i maiali, il cavallo, insomma tutte cose che ci siamo detti erano molto importanti per l'economia ed erano molto presenti in Europa. Invece furono esportati, quindi portati in Europa, i metalli preziosi, il mais, la patata, il tacchino, l'ananas, il cacao, il tabacco, insomma, delle cose nuove, tra cui anche il pomodoro, che noi diciamo essere una tradizione italiana, ma in realtà arriva dalle Americhe, esattamente come il tacchino, il mais e la patata. Quali conseguenze? Allora, beh, innanzitutto ci sono delle conseguenze negative, ma ci sono anche delle conseguenze positive. Sicuramente questa scoperta di nuovi mondi portò ad una crescita, a uno sviluppo, ad un arricchimento, ad un aumento delle ricchezze, ad uno scambio culturale, anche se delle volte un po' poco politicamente corretto, ad un'evangelizzazione di nuovi popoli, che era stato richiesto anche dal Papa, ad una nascita di una civiltà coloniale. Ecco, su questo bisognerebbe soffermarsi, perché se prima non c'erano delle colonie, ma adesso il mondo si allargava e diventava, gli imperi erano molto vasti, molto grandi. E questo ha portato ovviamente ad una disparità sociale, ad un divario sociale tra ricchi e poveri, tra schiavi e nobili, e poi alla nascita di queste encomiendas, che erano queste terre colonizzate in mano all'incomendero. Le situazioni erano veramente difficili, ci fu colui che ha proprio denunciato queste terribili condizioni degli indios, che fu Bartolomé de las Casas, che era un ex, pensato, un ex encomendero, che si converte, diventa frate, che scrive proprio tutto quello che vede, anche a Carlo V, che poi conosceremo nella prossima video lezione, quello che vede, queste pratiche disumane nei confronti degli indios. Teniamo anche in considerazione che molti europei credevano che gli
Indios non fossero degli esseri umani. Perché? Perché praticavano delle cose decisamente inusuali e assolutamente scandalose per gli europei, come per esempio il cannibalismo, oppure andare in giro nudi. Quindi erano delle cose che erano assolutamente considerate atroci, e quindi molti europei ritenevano che gli Indios non fossero esseri umani. Benissimo, io vi aspetto nella prossima puntata per parlare di Carlo V.